Bentrovati, bentrovati su Tele4, ore 13, ancora una volta il punto sugli incendi che purtroppo stanno devastando il Carso triestino. L'incendio nella zona di San Michele, frazione di Savonia di Sonzo e Devetacchi a Gorizia, ha continuato a svilupparsi nel corso della notte, ma non è avanzato in modo significativo. Questo è stato reso noto questa mattina dall'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi. In mattinata si sono aggiunti allo sforzo di spegnimento delle fiamme due ulteriori Canadair, oltre agli altri due Canadair e i tre elicotteri che operavano già da ieri proprio nelle varie frazioni del comune di Savonia di Sonzo, che è la zona maggiormente interessata. La situazione in questo momento appare più sotto controllo. Vediamo proprio dalle immagini in collegamento con il nostro Gianluca Paladin quel monte sopra la chiesa di Savonia. Ieri era pieno di fiamme e fumo, una colonna di fumo che si alzava altissima sopra il comune isontino. Questi mezzi della protezione civile fuori dalla palestra di Savonia di Sonzo, dove sono stati ricoverati gli sfollati. Ci colleghiamo dunque con il nostro Gianluca Paladin da Savonia di Sonzo per avere le ultime. Buongiorno, buon pomeriggio, siamo a Savonia di Sonzo davanti alla palestra e sono in grado di dare gli ultimi aggiornamenti perché in questo momento Marco mi è arrivato il messaggio dei Vigili del Fuoco con l'aggiornamento sulla situazione. Le operazioni di spegnimento continuano sul Carso Goriziano, più di 80 Vigili del Fuoco con almeno 20 mezzi impegnati, oltre ovviamente al Corpo Forestale Regionale per l'incendio boschivo e protezione civile, forze di polizia che svolgono ovviamente tutte le loro funzioni di competenza. Alcune squadre in questo momento sono impegnate nello spegnimento e nella bonifica dei focolai, altre presidiano le abitazioni e le infrastrutture che potenzialmente potrebbero essere messe a rischio dall'incendio. Dalla mattinata tra il casello autostradale dell'Isert e Sablice è stato segnalato un focolaio che è stato prontamente spento e bonificato dai vigili del fuoco. Sul Carso continuano le operazioni di lanci di acqua con elicotteri regionali e due Canadair che sono arrivati anche dall'estero a dar manforza a quelli già impegnati, ai tre già impegnati in queste ore. Interventi di messa in sicurezza che ovviamente poi vanno avanti non solamente qui ma in tutta la regione. Eccoci qui alla palestra di Savonia, dove siamo costretti a rimanere qui perché è stata emessa un'ordinanza del sindaco di Savonia stesso per cui nessuno può stare tra San Martino del Carso, San Michele del Carso, Gabria e Devetacchi, zona off limits. In corso in questo momento con il prefetto un incontro tra lui e il sindaco per fare il punto della situazione. Preoccupa il vento perché è, come dire, il principale responsabile del cambio di direzione delle fiamme, molta attesa invece per il temporale che ci potrebbe essere stanotte, come è stato chiamato a gran voce. Qui le persone della protezione civile continuano a lavorare e c'è chi continua a venire a prendere cibo che viene preparato per gli evacuati. Siamo con un signore che proprio lui ha ospitato in queste ore dei parenti evacuati. Signore, buongiorno, è corretto? Buongiorno. Sì, sì. Sono venuti da San Michele. Come li ha accolti in serata? Sì, ma sapevo che vengono e io posto ciò perché abito solo, no? E come avete preparato del cibo? Gli avete rifugiato? Abbiamo fatto la cena ieri sera tutti insieme, poi ci siamo divisi, ognuno del suo reparto, ecco. Tutti i suoi parenti, quindi? Sì, sì, sono tutti parenti, sì. Cosa gli hanno raccontato? Hanno avuto paura, vedevano le fiamme che lambivano le case? Avevano paura di andare via di casa, lasciare la casa, no? Poi, perché c'hanno tutti in casa i depositi di gas, no? Là hanno i bomboloni, no? Per il gas. Non so, oggi era scritto che forse glieli hanno anche... Hanno fatto uscire il gas, non so come hanno tirato fuori il gas, non so, adesso non sono sicuri. Ecco. Quindi una situazione, un'emergenza nell'emergenza che potrebbe creare altri. Sapevano, più di tutto era che non sapevano cosa che anche lasciare queste case e essere qua 5 km via è un poco. Lei abita in una zona fuori pericolo invece? Io abito qua vicino della palestra, qua. Sono fuori pericolo, sì. Io sono in centro. Lei è in centro, per così dire. E lei come la sta vivendo questa situazione? È un poco in... come dire, sotto pressione, no?
Ma c'ho il figlio e la figlia che stanno a San Michele, no? Allora hanno... perché stavano qua, sono sposati tutti e due a San Michele, allora sono... ospitati. Sono a portata di mano, ecco. C'è la matrice dolosa forse in questi incendi, si cercano dei possibili responsabili. Io non posso dire quello, guardi. Io non sono andato in giro niente perché ero della protezione civile anch'io, ma vedo che è meglio non andare a disturbare, ecco, che fanno quelli che sono per quello. E... No, non mi sono mosso da qua, ecco. Non mi sono mosso da qua. Io la ringrazio molto, davvero, e grazie anche per l'opera di solidarietà. Per carità, sono parenti, però è sempre bello. Si fa. Allora Gianluca, grazie, rientriamo un attimo in studio, sì, per capire se ci sono altre persone che puoi intervistare in diretta, altrimenti andiamo a sentire il contributo registrato poco fa proprio all'interno con le due persone ricoverate all'interno della palestra. Non il primo contributo, il secondo, chiedo alla regia, grazie al nostro Guido Indri, perfetto come sempre, persone presenti al momento in palestra nel ricovero di Savogni, intervistate poco fa dal nostro Gianluca Paladin, coloro i quali hanno dovuto passare la notte lì. C'è una sorta di prima accoglienza, reception, se così posso dirlo, e poi c'è la palestra. Intanto noi passiamo veramente tanti complimenti a queste persone che stanno continuando a fare il loro lavoro ogni giorno, anche per rifocillare chi qui è fermo. Come vedete la palestra ospita dei lettini imbastiti all'occorrenza, sono poche le persone, ora come sappiamo chi ha potuto scegliere è andato a casa di amici o parenti. Ti provo a sentire una signora, vediamo se vuole parlare con noi. Signora, buongiorno, come sta procedendo la situazione? Bene, sembra un po' meglio. Sembra un po' meglio? Sì. Lei da dove viene? Da San Michele. Quindi è stata evacuata la notte scorsa, la notte passata? Sì, la notte passata. Cosa è successo? Ha ricevuto una telefonata e le hanno detto di lasciare la casa? Sì, ha telefonato mia figlia che ha... ricevuta la telefonata, sì, sì. E siete arrivati qui in sicurezza? Ha passato la notte qui? Sì. Com'è andata? Prima notte non ho dormito. Ho dormito ieri pomeriggio. Ha avuto paura che le fiamme arrivassero alle case? Beh, lì dove che sono io non è tanto, però lo stesso c'è altri che sono certo. In giro. Signora, in bocca al lupo per tutto. Io chiedo anche una battuta a sua figlia, già che lei ha aiutato sua madre ad arrivare qui, è un lavoro ovviamente che mette in campo tutte le forze e anche le famiglie stesse. Cosa potrei dire? Come ha vissuto la situazione? Ha preso e è andata da sua madre e l'ha portata qui? Sì, era drammatico perché ho visto dalle finestre il fuoco alle 3:30 quando ci hanno svegliato i carabinieri, era veramente una situazione drammatica, si vedeva dalle finestre che erano le fiamme abbastanza vicino. Però in piena notte praticamente? 3:30 mi hanno telefonato e siamo dovuti alzarci dopo a venire qua, no? In bocca al lupo, tornerete alle vostre case sperando che non ci siano danni? Sì, i danni non ci sono, sono stata oggi a dar da mangiare ai miei gatti accompagnata dalla protezione civile. Ho visto che è tutto a posto, il paese è salvo, ci sono tanti pompieri ancora, però sono tranquilla. Grazie signora. Prego. Grazie. E tra l'altro in questo momento, come vedo dalle immagini dalla palestra di Savogna dove operano gli addetti della protezione civile, si sta servendo il pranzo alle persone che sono state sfollate da casa, Gianluca. Sì, esattamente. Marco, si sta servendo il pranzo, la pasta asciutta che viene preparata dai volontari della protezione civile. Svolgendo davvero un gran lavoro anche per rifocillare coloro che vengono qua. Vediamo se riusciamo. Signora, chiedo giusto il lavoro che state facendo anche voi, prezioso. Grazie. Ma lo facciamo col cuore, perché siamo fatti così. No. Lo facciamo col cuore, siamo qua per aiutare soprattutto le persone che sono su nell'inferno, dico io. Perché veramente ieri sono andata proprio lì sul posto a vederli e sono rimasta senza parole, con le lacrime agli occhi, perché veramente sono delle persone eccezionali, eccezionali veramente. Rifocillate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile. Protezione Civile, Vigili del Fuoco, italiani, sloveni, e per me sono delle persone grandiose, uniche, eccezionali, veramente, tanto.
Facendo un gran lavoro, complimenti. E adesso le persone che stanno arrivando qui portano cibo, prendono cibo, non come funziona? No, portano. E adesso sono andati anche su a Iamiano a portare su ai ragazzi che sono su a Iamiano, abbiamo fatto panini e ci sono persone che comunque continuano a portare roba anche qui, persone X che hanno buon cuore e portano qui, va bene? Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, vi faccio vedere dentro anche nella palestra. Abbiamo visto, allora, siccome sì, ci sono dei problemi che stanno... di sgancio all'interno, vediamo se riusciamo a tornare per cortesia all'esterno, Gianluca, perché abbiamo dei problemi all'interno della palestra, poi ci racconterai nel corso del TG. Vediamo intanto l'intervista all'assessore comunale di Savogna, che fa il punto della situazione e ci spiega anche il perché oggi non siamo collegati davanti al fronte degli incendi, perché è stata emessa un'ordinanza comunale che ha vietato, a parte mezzi di soccorso, a tutti, stampa compresa, di andare in quelle zone da cui tra l'altro siamo giorni e giorni, 11, che trasmettiamo o in diretta straordinaria addirittura oppure nei nostri TG. Sentiamo. Siamo nella palestra di Savogna di Isonzo, adibita sostanzialmente a ricovero o comunque a ritrovo per coloro che sono stati sfollati. Siamo qui in compagnia dell'assessore comunale alla protezione civile Butkovic, che sta assistendo le persone che sono arrivate qui alla palestra, ma stanno facendo un altro grande lavoro, cioè quello di preparare anche cibo e bevande per chi su in Carso sta lavorando, quindi volontari di protezione civile, vigili del fuoco. Assessore, un gran lavoro state facendo. Sì, senz'altro, perché insomma la gente che è venuta a aiutare, perché sennò il fuoco veramente divampava e poteva prendere le case e bruciare, e ci sono venuti anche in aiuto i gassizi della Slovenia, e ringraziamo tutti anche i nostri vigili del fuoco e tutto quanto. È un gran lavoro che state facendo, il sindaco ha dovuto fare un'ordinanza dove ha interdetto la zona perché è vasta l'area interessata. Vasta l'area di San Michele, almeno fin pomeriggio, finché non avrà una riunione con la prefettura, per adesso non possono rientrare al paese. Le persone che sono state sfollate, non tutte sono qua dentro, ce ne sono pochi in questo momento, perché chi può va in famiglia, da parenti. Parenti o amici o in giro, perché qualcuno anche se sono in vacanza, però c'è certa gente, di quello che ho saputo sono tanti dai parenti e da amici. Cosa ha sentito dalle persone ospitate in queste 24 ore? Preoccupazione, paura, angoscia? Paura e angoscia, perché ieri il fuoco a un certo momento era a 30 metri dalla casa e quando ti vedi il fuoco che ti arriva è forse... Grazie a Dio non è successo, per fortuna diciamo che non è bruciata nessuna casa. Grazie assessore, buon lavoro. Grazie, buongiorno. Allora, ovviamente la grande speranza di oggi è quella collegata alle previsioni del tempo, dovrebbero arrivare dei temporali nel corso del pomeriggio sera, speriamo in maniera copiosa anche in quelle zone, speriamo possano aiutare il definitivo spegnimento. Devo dire che essendo stato sul posto nella giornata di ieri vedo che la situazione è molto diversa, perché da quelle zone ieri si vedeva una nuvola di fumo. Speriamo naturalmente che vada avanti così, perché sono incendi veramente che ci hanno mostrato tutta la loro imprevedibilità. Gianluca, chiudiamo questo collegamento con un'ultima battuta da lì, da Savogna. Sì, da Savogna di Isonzo alla palestra le persone ospitate hanno passato la notte in poche, la maggior parte degli sfollati da Gabria, San Michele, San Martino e del Vetacchi hanno trovato rifugio dai propri parenti e la protezione civile sta preparando da mangiare per portare cibo a chi combatte contro il fuoco ogni giorno. I Canadair stanno continuando a viaggiare insieme agli elicotteri regionali per spegnere quelli che si spersero gli ultimi focolai da gestire qui nel Carso Goriziano, una situazione che è cambiata rispetto a ieri in meglio e si spera davvero molto nelle piogge che potrebbero esserci in serata, nella notte. Questa è la speranza di tutti. La zona, l'area dei comuni che vi ho citato prima è completamente interdetta, i carabinieri mandano via chiunque passi e gesticolano il traffico veicolare, appunto per l'apposita ordinanza emanata dal sindaco di Savogna di Isonzo, che ha interdetto a tutti, anche ai giornalisti, l'area
l'area delle fiamme, fiamme che per carità non ci sono quasi rispetto a ieri, sono molto, molto di meno, pochissimo fumo, ma ovviamente il lavoro che stanno svolgendo volontari e vigili del fuoco è importante, quindi hanno deciso di chiudere di nuovo il vallone, mantenerlo chiuso e di non far proseguire nessuno per quelle strade. Questa è la situazione dalla palestra di Savogna di Isonzo e si sta ancora aspettando di capire quando gli sfollati torneranno nelle proprie case, perché l'emergenza non è ancora rientrata, quindi non è detto che fra poche ore torneranno alle loro abitazioni. A te Marco. Benissimo, grazie Gianluca, resta lì, tra qualche istante ci colleghiamo anche nel corso del telegiornale per un riepilogo complessivo. Io vi rimando alle ore 13.20 per il telegiornale di Tele4, anche altre notizie, la manovra regionale, l'assestamento di bilancio in corso di approvazione in Consiglio regionale, questa mattina anche le esequie e i funerali del professor Giuseppe Loduca, pioniero della pallamano triestina, novità anche sul fronte Varzila nel corso della giornata, stamattina c'è stata l'assemblea dei lavoratori. Restate con noi, a tra poco per il TG. Bentrovati, bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Apriamo ancora una volta con la situazione incendi sul Carso a San Michele, frazione di Savogna di Isonzo e Devetacchi. Ha continuato a svilupparsi nel corso della notte l'incendio, ma non è avanzato in modo significativo. Questa è la comunicazione di questa mattina da parte della Protezione Civile. Sono arrivati due ulteriori Canadair, oltre ai due che già operavano più tre elicotteri nella giornata di ieri. Ovviamente si spera che vengano rispettate le previsioni del tempo, con l'ondata di piogge che dovrebbe abbattersi un po' su tutto il Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera e che possa aiutare allo spegnimento definitivo dei roghi. Siamo in collegamento con il nostro Gianluca Paladin dalla palestra di Savogna di Isonzo, dove sono stati trasferiti gli evacuati dalle varie frazioni, che ieri erano quasi 500 in tutto come persone dopo che l'incendio era ripartito. Gianluca, la situazione? Buon pomeriggio Marco, la situazione, cogliamo l'occasione di fare il punto con Luca Pisc, sindaco di Savogna di Isonzo. Sindaco, lei è stato appena adesso a Gabria, ha visto la situazione, aveva un incontro anche col prefetto, vi siete confrontati, il punto della situazione proprio in queste ore, in questi minuti. Allora, il fuoco è sotto controllo, stanno lavorando a pieno regime, i Canadair stanno per ritornare anche perché sono andati a fare un po' di rifornimento, ci hanno detto che anche dai Taipana arriva uno, così per supporto. In questo momento a Gabria hanno dirottato un elicottero da San Michele a Gabria, così che continua questo spegnimento. In più stamattina abbiamo avuto una riunione con gli altri due sindaci, Marco Vittori di Sagrado e Fabio Visnin di Doberdò, insieme per fare il punto della situazione, anche per condividere tutte le informazioni, siamo così che i tre comuni sono collegati tra loro, così che abbiamo una visione di qualche pericolo magari, così per intervenire immediatamente. La sera è andata molto bene, presidio sia da parte dei vigili del fuoco italiani e sloveni era costante per tutta la durata della sera. Speriamo, anche se questo momento si è alzato un po' questo libeccio, un vento sud-ovest porta qualche problemino, anche perché sta andando un po' verso le case il fumo, no? Quindi non sappiamo quando le persone potranno rientrare nelle proprie abitazioni. Ma io ho richiesto una riunione alle 5 per fare il punto, anche perché è l'ora giusta, anche perché dopo, se dobbiamo avvisare tutti i cittadini di rientrare, anche per via della Protezione Civile, per fare magari le cene, se dovrebbe continuare l'emergenza, è l'ora giusta. Adesso così aspettate un attimino, portate pazienza. Su San Michele è off limits per tutti, perché c'è un via vai di vigili fuoco, di camion pesanti, anche perché fanno riferimento di fronte al comune di Savogna, dove c'è la manichetta dei vigili fuoco.
l'idrante, anzi, e dopo tornano su, perciò è off limits per tutti. E ha emanato l'ordinanza proprio dove nessuno, a parte le forze dell'ordine e chi di dovere per lavorare sugli incendi, può passare. Sì, adesso andrò a firmarla, ma comunque sì, così, perché sennò se creiamo un incidente o qualcosa del genere, blocchiamo l'unica strada che va su a San Michele, che è quella più veloce da Savonia su. Pertanto mi dispiace, cercate di portare pazienza e teniamo le dita incrociate. Grazie sindaco e buon lavoro, grazie. Grazie, grazie mille. Grazie al sindaco di Savonia di Sonzo, Marco, quindi questo è il punto della situazione, direttamente con le parole del sindaco, per ora la situazione è in monitoraggio, speriamo che questo vento di libeccio non crei davvero problemi e attendiamo i temporali e le piogge. Grazie Gianluca, naturalmente maggiori aggiornamenti nel corso del telegiornale della sera. Questa mattina proprio sul tema dei roghi, a quanto pare probabilmente dolosi, come ha riferito ieri sera il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, il nostro Umberto Bosazzi ha sentito l'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi. Secondo me le ragioni sono molteplici, sicuramente potrebbe esserci anche questa ipotesi, viene segnalata da più di qualcuno, anche dalle persone più esperte che noi abbiamo in campo. L'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi non abbandona la sua ormai nota prudenza, però dalle sue parole si comprende che la possibilità che vi sia anche la mano dell'uomo dietro perlomeno ad alcuni dei roghi sviluppatisi in questi giorni sul Carso Isontino, denunciata ieri con veemenza dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, non è del tutto campata in aria. La letteratura ci insegna che la mano dell'uomo purtroppo ha una casistica importante in questi fenomeni. Questo non significa dire però che questo è certo, io sono molto prudente. Riccardi oggi, presentando la candidatura del Carso a luogo del Cuore Fai, assieme al collega Stefano Zannier, cui fa capo la delega all'agricoltura, ha sottolineato una volta di più quanto quello che è accaduto possa essere dipeso anche dalle straordinarie condizioni atmosferiche di queste ultime settimane. E altrettanto viene individuato come ipotesi la scarsa manutenzione non solo dei boschi ma anche delle infrastrutture che ci stanno intorno. E questo però va inserito in un contesto di siccità senza precedenti. Riccardi poi ha fatto cenno al fronte delle polemiche che si sta aprendo in queste ore, anche in questo caso senza lasciare alcun appiglio a chi le ha scatenate. Vedo che c'è l'esercizio di chi si costituisce in qualche forma organizzativa per spiegare tutto quello che c'era da fare. Vabbè, questo è uno sport che in questo paese ormai abbiamo imparato a conoscere da tempo. Infine un accenno alla situazione in Varresia. Io penso che stasera Resia dovrebbe risolvere il problema del suo isolamento, perché la pista dovrebbe essere completata. C'è anche un'iniziativa legata ai futuri fondi necessari per il rimboschimento da parte insomma, di altri, non dalle istituzioni. Il Carso come luogo del cuore del Fondo per l'Ambiente Italiano. La delegazione regionale del FAI ha presentato oggi la candidatura, si vota online oppure firmando. Sentiamo questo servizio che insomma, in qualche modo ci dà il conto di chi vuol dare una mano a quella zona della nostra regione. Gli assessori regionali Riccardi e Zannier hanno posto per primi la loro firma alla candidatura promossa dalla delegazione regionale del Carso quale luogo del cuore del Fondo per l'Ambiente Italiano. La decisione del FAI del Friuli Venezia Giulia è evidente, è stata presa in seguito a quanto sta accadendo in questi giorni. I roghi, ove mai ne fosse bisogno, hanno fatto riscoprire tutta una serie di valori che da tempo ruotano attorno ad un concetto di Carso certamente più ampio rispetto a quello che ognuno di noi si è andato costruendo attorno ad esso. Un bene identitario sotto più punti di vista, da quello geologico, per esempio si parla di carsismo in tutto il mondo, in Giappone, ma identitario dal punto di vista storico per le guerre che ci sono state tra Italia e Impero Austro-Ungarico e per le tradizioni comuni, per la cucina comune, per le attività comuni, quotidiane. C'è anche un discorso ulteriore che forse oggi si può finalmente portare avanti senza i problemi del passato e che denota per certi versi il superamento di una serie di distinzioni e divisioni. Il confine politico non ferma le fiamme. Abbiamo visto come il Carso è andato a fuoco tutto e c'è stato uno straordinario aiuto da parte della realtà italiana nei confronti di quella slovena e viceversa. Insieme si sta cercando di battere questo mostro,
questo fuoco che divora il Carso. Per votare il nostro Carso, Nashkras, quale luogo del cuore fai, i tre siti in testa alle preferenze ricevono contributi a fronte della presentazione di un progetto, c'è tempo fino al 15 dicembre. Due le modalità. La cosa più semplice è andare sul sito del FAI. Quando si apre il sito del FAI si trova vota un bene e lo si clicca, lo si sceglie molto semplicemente, oppure si può firmare il cartaceo e lo proporremo in luoghi o in situazioni particolari. Iniziativa idealmente dedicata ad Elisa Loduca, la poliziotta volontaria della Protezione Civile scomparsa la scorsa settimana mentre domava uno degli incendi. Insomma, anche noi di Tele4 sicuramente andremo a firmare. Dovranno rispondere di rapina aggravata e lesioni personali i tre ragazzini responsabili di un furto e successivo brutale pestaggio ai danni di un minorenne triestino a Lignano. È stata la polizia locale di Trieste ad incastrarli due mesi dopo il fatto grazie ad un'attenta analisi dei social network. Incastrati da un selfie postato sui social. È così che la polizia locale di Trieste è riuscita a risalire ai responsabili di un furto e successivo brutale pestaggio ai danni di un minorenne triestino. Il fatto è successo un paio di mesi fa a Lignano. Il ragazzino stava rincasando a piedi sul lungomare quando all'improvviso è stato avvicinato da un altro giovane che con un gesto fulmineo gli ha rubato il cellulare per poi scappare via di corsa. La vittima del furto, dopo l'iniziale spavento, ha rincorso il coetaneo riuscendo a reimpossessarsi dello smartphone. Per tutta reazione però il ladro, supportato da altri due complici, si è scagliato con violenza contro il ragazzo triestino. I tre lo hanno riempito di calci e pugni, costringendolo a rannicchiarsi a terra per proteggersi dai colpi ripetuti su tutto il corpo. L'arrivo di una volante della polizia ha messo in fuga gli aggressori, che però sul momento non sono stati rintracciati. Il giovane, trasferito al locale pronto soccorso, presentava un trauma cranico e diverse ecchimosi alla testa, al collo e agli arti inferiori. Rientrato a Trieste, la vittima ha presentato denuncia alla caserma della polizia locale di Via Revoltella. Le informazioni raccolte e lo scandaglio in rete dei profili social, anche anonimi, ha portato gli investigatori ad individuare gli aggressori. Un post scattato dai tre minorenni subito dopo il pestaggio ha permesso ai vigili di effettuare una comparazione fotografica che li ha incastrati. Due di questi, anch'essi triestini, sono anche sospettati di un'altra rapina messa a segno in città un paio di settimane dopo il fatto di Lignano. I tre giovani, alla presenza dei genitori, sono stati dunque denunciati per rapina aggravata e lesioni personali al Tribunale dei Minorenni di Trieste. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per le ultime su traffico, viabilità e eventuali lavori. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Non ho grosse... mattina, il traffico al momento è abbastanza tranquillo. Volevo solamente far presente che ci sono e proseguono i lavori in Corso Italia a Piazza Benco da parte di Acegas Rete Elettrica. Questa mattina hanno fatto un interramento a salire sulla parte sinistra del Corso Italia e c'era qualche rallentamento soprattutto nell'orario di punta. L'interramento ora è stato concluso, ma ho visto dalla telecamera che stanno continuando su due corsie sempre in salita all'altezza proprio dell'impianto semaforico, quindi è probabile che anche nel pomeriggio, nelle ore di punta, ci sia qualche rallentamento su quella direttrice di marcia. Siamo sulle rive per gli sgombri dell'area dei manieri marittime per le navi, è arrivato il camion di Bennato senza alcun problema, nei prossimi giorni se ne andrà via, quindi chi ha veicoli là in zona faccia attenzione ai divieti. E questa sera la segnaletica notturna, sempre zona Roiano, Scorcola e Servola. Altre cose non avrei da riferire. Grazie all'ispettore capo Gurtner per tutti i dettagli riguardanti traffico, viabilità ed altre indicazioni. Quest'oggi al cimitero di Sant'Anna alle 11 si sono svolti i funerali del professor Giuseppe Loduca, anima storica della pallamano triestina e persona conosciutissima da tutti, molto semplicemente come il prof. L'ultimo saluto al prof. Negli ambienti sportivi triestini non occorre nome e cognome. Il prof da decenni significa Giuseppe Loduca, il pioniere della pallamano, il professore che ha dedicato una vita a far amare l'handball nelle scuole e a formare così i talenti del futuro. A salutarlo a Sant'Anna centinaia di amici, campioni del passato e del presente, eterni ragazzi che sono cresciuti anche grazie a lui. Tra questi il suo erede in società, Giorgio Veglia. Abbiamo pianto.
abbiamo sofferto perché era impossibile che il prof, che la prof, è stato per noi più di un padre, un esempio, una guida che ci ha permesso di giocare davanti a 5-6 mila spettatori, che ci ha permesso di vincere tantissimo in Italia, che ci ha permesso da una roba piccolissima ha creato questo, che faranno Trieste, un fiore all'occhiello di Trieste. La famiglia ha deciso di organizzare una raccolta fondi in sua memoria a favore della Fondazione Burlo Garofalo. Chiunque voglia partecipare alla raccolta può utilizzare l'IBAN che vedete in sovraimpressione, inserendo la causale in memoria del prof. Giuseppe Loduca a favore della Fondazione Burlo Garofalo. Se ne va non solo un grande sportivo, allenatore e dirigente, ma un padre e un marito sempre presente, con quel suo modo schietto e diretto, con tutti, quell'essere semplicemente se stesso. Così ha voluto ricordare. Ricordarlo il figlio, Marco, per tante stagioni, pure giocatore agli ordini di papà. Agli ordini di tutti quello che hai creato, portato avanti con tante sacrifici e quello che hai vinto, troppo facile parlare. Io voglio parlare del papà, sì, quello che aveva la parola giusta in questa situazione, quello che quando, come dice qualcuno, ne combinava una tipo l'altra, era sempre per risolvere la situazione, dopo aver dato la giusta reprimenda, e con un eloquente sguardo che abbastava e avanzava, aveva anche sorriso che possiamo tornare la pace in casa. Mi consigliano sempre attaccati i vincenti. D'altra parte è un vincente di natura. Grazie papà per essere sempre stato un uomo. Proseguiamo, sono passati 3 anni dal crollo della piscina Acquamarina e oggi il coordinamento per la nuova piscina terapeutica è tornato a farsi sentire chiedendo al Comune di Trieste di fare in fretta circa il ripristino della struttura e anche un coinvolgimento diretto sulle scelte da intraprendere. Sono passati 3 anni esatti dal crollo del tetto dell'Acquamarina, era infatti il 29 luglio del 2019 e nel disastro perlomeno si è appreso subito che era stata evitata la disgrazia, visto che dentro la piscina non c'era nessuno. Oggi il coordinamento Nuova Piscina Terapeutica ha simbolicamente fatto tappa con un gruppo di persone ex fruitori di quegli spazi proprio davanti alla piscina. La critica è quella di una lentezza e, a loro detta, di un disinteressamento evidente per la questione del ripristino dell'Acquamarina, accanto alla volontà di essere coinvolti nelle scelte. Sono trascorsi sostanzialmente 3 anni tra indagini esplorative di mercato, tra rendering, però di fatto non abbiamo nulla. In questo momento abbiamo appreso dai media, come apprendiamo peraltro sempre attraverso i media e non attraverso comunicazioni ufficiali da parte del Comune di Trieste, che forse ci sarebbe un'altra cordata interessata a presentare un project. Il problema sostanziale è che noi vogliamo fare le linee guida assieme al Comune di Trieste e vogliamo che queste linee guida siano diffuse prima della presentazione dei project, affinché i due progetti siano comparabili, evitando così discrezionalità amministrativa. Siamo soggetti legittimati per diritto a poter entrare nel merito di queste scelte e di conseguenza chiediamo fortemente al Comune di essere investiti ufficialmente di questo ruolo. Anche riguardo i costi, il coordinamento non batte il saldo di quanto si dovrebbe spendere per una struttura nuova e all'avanguardia. Poiché il centro congressi del Porto Vecchio è costato all'incirca 20 milioni di euro ed è un contenitore sostanzialmente vuoto, ci chiediamo qual è la cifra che il Comune è disposta a mettere nel project, dove interverrà con il 49% dell'importo, su una struttura che invece ha all'interno dell'impiantistica tecnologicamente avanzata. La delusione è anche poi seguente agli sforzi profusi per la raccolta delle firme che, pare, non abbiano sortito grandi effetti. Quasi 2 anni in strada per raccogliere oltre le 9.000 firme, evidentemente l'amministrazione non ha questa urgenza di costruire, fino ad oggi solo parole. Allora, diamo lettura delle previsioni del tempo dell'Osmer Arpa, sperando che veramente questa volta siano rispettate in piena regola vista l'allarme incendi. Allora, sulla zona montana, nuvolosità variabile, dal pomeriggio si svilupperanno rovesci e temporali che in serata nella notte si estenderanno anche a pianura e costa. I temporali localmente potranno essere anche forti. Di notte quindi ancora piogge temporali, miglioramento nella giornata di domani, poi domenica tendente al sole ma con temperature leggermente meno caldi. Questa è la previsione, vedremo se effettivamente andrà così sia per il meteo in generale sia ovviamente per aiutare lo spegnimento delle fiamme sul Carso. È tutto per questo TG, appuntamento alle 19.30 sempre su Tele4.